Intanto proprio l'aver adottato nuovi percorsi è un progetto molto complesso che riguarda più rami dell'amministrazione, ma non solo dell'amministrazione regionale, c'è una linea di intervento specifica anche per i dipendenti degli uffici comunali. Quindi da azioni diciamo, per rafforzare proprio anche la consapevolezza che i dirigenti, per esempio, hanno del proprio ruolo, mi riferisco a un'azione pilota proprio condotta all'interno del Dipartimento Formazione e del Dipartimento Istruzione, che ricordo hanno iniziato questa avventura su nuovi percorsi insieme, anche se poi i due dipartimenti sono stati separati. E quindi un'azione molto importante proprio per valorizzare il ruolo e la funzione del dirigente all'interno dell'amministrazione regionale, che sicuramente va ripresa e va ampliata, perché agisce proprio sulle leve motivazionali dei dirigenti. Per far comprendere meglio il loro ruolo proprio nel coordinare i gruppi di lavoro, nel stimolarli, nel dare fiducia a chi lavora accanto a loro, che è secondo me proprio uno degli elementi fondamentali del ruolo del dirigente, la capacità appunto di coordinare gruppi di persone, di stimolarli e di trovare delle motivazioni tali da poter sviluppare le capacità lavorative che ognuno di noi ha. E altra linea rivolta per esempio all'ufficio PRA, cioè l'ufficio di rafforzamento della capacità amministrativa, che è stato creato dall'amministrazione regionale proprio con il compito di dare un focus preciso e soprattutto uno strumento per poter svolgere le azioni di rafforzamento amministrativo, grazie a questa intuizione della Commissione europea di individuare proprio un obiettivo specifico per la programmazione 14-20 sulla capacità amministrativa, cioè la consapevolezza esplicitata dalla Commissione europea per la prima volta nei cicli di programmazione dei fondi SIE, di dare visibilità a quella che è effettivamente la necessità di rafforzare le capacità dell'amministrazione regionale. E quindi anche lì, grazie ai nuovi percorsi, sono stati fatti dei lavori molto interessanti, soprattutto di analisi dei bandi e delle procedure da semplificare in vista anche della nuova programmazione. È stato prodotto proprio all'autorità di gestione del Fondo Sociale, all'autorità di gestione del FESR, proprio un documento di semplificazione nel passaggio tra il 14-20 e il 21-27, che è stato molto utile adesso nella scrittura del programma regionale FSE 21-27. Poi altre azioni, diciamo, di supporto anche per le aree interne, per le aree SNAI, per le autorità urbane. E come dicevo, quello è estremamente importante nei riguardi degli enti locali. Questo è un elemento molto importante perché devo dire che la nostra regione è stata tra le prime regioni che ha compreso l'importanza di chiudere il cerchio del rafforzamento della capacità amministrativa anche con i beneficiari, coinvolgendo nell'azione di rafforzamento della capacità amministrativa anche i dipendenti degli enti locali, dove arrivano risorse importanti da parte dei fondi comunitari, sia come Fondo Sociale Europeo, ma ancora di più come per esempio FESR. E quindi la necessità di avere una macchina amministrativa nei nostri enti locali che funzioni bene, in coerenza con quelle che sono le regole della politica comunitaria per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissi. Ecco, questa devo dire è stata una intuizione della nostra regione che, ancor prima di avere poi momenti di confronto con i tavoli nazionali e con quelli comunitari, ha inserito questa importante linea a favore dei beneficiari finali che ha dato sicuramente dei risultati che sono importanti, che sono sicuramente da migliorare, da potenziare con la nuova programmazione. Vorrei ricordare nuovi percorsi
Il progetto più importante all'interno dell'asse 4 capacità amministrativa del nostro programma FSE, con un impegno considerevole, 11 milioni di euro destinato a questa, che sembrano tanti, ma che nel momento in cui li abbiamo declinati in base alle esigenze dei diversi rami dell'amministrazione, effettivamente quasi sono risultati quasi insufficienti, perché col termine rafforzamento capacità amministrativa in effetti si abbraccia un segmento, quasi una zona grigia dell'attuazione dei programmi comunitari, la fase grigia che è quella della formazione e dell'organizzazione degli uffici. Sono state fatte delle importanti azioni, per esempio per l'analisi delle procedure, per la semplificazione delle stesse, per cui devo dire i risultati che oggi raccogliamo sono assolutamente soddisfacenti. Abbiamo cercato di porre il focus dell'azione su alcuni problemi specifici della governance, diciamo. Uno fra questi è la gestione del contenzioso. Noi purtroppo come Dipartimento della Formazione Professionale abbiamo una mole di contenzioso notevole e pertanto la gestione di questo contenzioso è diventata negli anni sempre più difficile per gli uffici che per esempio non erano dotati di uno strumento informatico adeguato, e quindi ancorché a livello centrale l'ufficio legislativo e legale avesse sviluppato un proprio software, c'era bisogno proprio di creare qui uno strumento gestionale di questo contenzioso, e per fare questo è stato fondamentale il supporto offerto da Nuovi Percorsi, perché abbiamo avuto la possibilità di destinare risorse umane ed economiche alla realizzazione di questo software, che nelle varie gestioni dei vari programmi comunitari non si era mai riuscito a realizzare, perché è considerato quasi qualcosa all'atere, non importante, e invece adesso siamo riusciti a realizzare questo strumento che sarà molto utile per tenere sotto controllo tutta la massa dei contenziosi, ma soprattutto per poterli risolvere in maniera più veloce, attesa la facilità che avranno gli uffici a reperire i dati, le informazioni e tutto quanto serve per una gestione più fluida del processo. Ma sicuramente il punto di forza è di aver posto il problema, cioè per la prima volta abbiamo finalmente dedicato non solo un'attenzione in termini di riflessione sull'argomento, ma anche abbiamo destinato un'importante mole finanziaria proprio per vedere di risolvere alcuni problemi che sono venuti via via fuori. Cioè la problematica del rafforzamento della capacità amministrativa è sempre rimasta un po' nascosta tra le pieghe dell'attuazione, della governance del programma. Si è parlato sempre di procedure, di manuale delle procedure, di SIGECO, però non ci si è mai posto il problema che la prima cosa è rafforzare le competenze del personale specificatamente per l'attuazione di questi programmi, e quindi il fatto di aver intanto posto la riflessione su questo tema e aver destinato risorse è sicuramente un elemento importantissimo. È migliorabile, certamente, è migliorabile perché tutto quello che è stato fatto in questo periodo di programmazione non deve essere abbandonato, deve essere valorizzato nel nuovo programma con azioni specifiche che permettano di migliorare ancora di più. Mi riferisco per esempio a un'azione formativa del personale più coordinata anche con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ricordiamo che per esempio il software per la validazione delle competenze che è stato adoperato qui nel nostro Dipartimento quasi come un progetto pilota, abbiamo fatto da apripista rispetto a un'azione più ampia che intende fare il Dipartimento della Funzione Pubblica su tutto il personale regionale,
Ecco, quel software che è stato adoperato qui per fare la verifica delle competenze, e questo sarà sicuramente ampliato per poterlo utilizzare a più largo raggio su tutto il personale regionale, in modo tale da dare certezza al Dipartimento della Funzione Pubblica su quelle che sono le reali competenze del personale che oggi è impegnato nell'attività degli uffici dell'amministrazione, e quali quindi possono essere le attività da valorizzare oppure quelle da implementare. Vi sono purtroppo dei settori dove vi è una forte carenza da parte del personale regionale, e questo strumento che è stato messo a punto con il progetto Nuovi Percorsi potrà essere molto utile per sapere esattamente dove intervenire. Quindi potrà il Dipartimento della Funzione Pubblica anche immaginare dei percorsi formativi calibrati in maniera differente a seconda di come le diverse competenze sono presenti nei diversi rami dell'amministrazione. Quindi una razionalizzazione anche delle attività formative di rafforzamento della capacità amministrativa. Sicuramente bisogna continuare questa azione che è stata intrapresa e che quasi veniva guardata con sospetto all'inizio, cioè i miei colleghi regionali, parlando di rafforzamento della capacità amministrativa, inizialmente erano quasi un po' scettici, come se fosse un surplus. Man mano che poi siamo andati avanti, abbiamo lavorato insieme a loro per risolvere alcuni problemi che via via venivano fuori, ecco che è nato un interesse maggiore. Quindi questo è un lavoro che va valorizzato, non dobbiamo perdere questa fase di startup del rafforzamento della macchina amministrativa che abbiamo avuto con la programmazione 14-20, dobbiamo migliorarlo, certo, perché adesso, superata la fase di startup, è più facile individuare delle azioni che nei singoli rami di amministrazione sono necessari in base alle problematiche specifiche di quel ramo dell'amministrazione, ma anche a livello centrale quali sono gli interventi da mettere in atto trasversalmente su tutta l'amministrazione regionale. Quindi sicuramente va migliorata insieme ai diversi dipartimenti l'individuazione delle specifiche necessità di ogni ramo dell'amministrazione, sfruttando il fatto e grazie al fatto che abbiamo superato lo scetticismo che era presente nella fase di startup, e quindi si è creato un clima di fiducia migliore che facilita l'individuazione dei punti critici su cui intervenire. Ecco, oggi credo che invece ci sia una consapevolezza diversa in amministrazione che costituisce sicuramente un punto di forza per continuare in queste azioni di rafforzamento con una diversa maturità e con la capacità quindi di poter individuare le problematiche e trovare le soluzioni in maniera differente.